Carissimi, buongiorno o buonasera, bentornati con un nuovo rilassantissimo video ASMR. Oggi andiamo a soddisfare... No, non è vero, non è vero, non sono capace di soddisfare. Comunque oggi andiamo a rielaborare una richiesta che mi è stata fatta 4 mesi fa, ma che non mi sono dimenticato assolutamente, anzi, come sempre adesso spenderemo qualche parolina per raccontare la storia iniziale, introduttiva. Andiamo a soddisfare Veri Amatori, che mi scrive: bravissimo, me lo fai un video mentre mangi caramelle dure? Non sai com'è andata, non sai com'è andata in questi 4 mesi in background, non hai capito proprio. Interessa niente della storiella, può tirare avanti e passare direttamente alla parte delle caramelle. Detto questo, è andata così. Un giorno che andavo a fare la spesa, avevo in mente queste caramelle dure, cercare caramelle dure, no, da mangiare. Ecco, lì per lì io in testa non sapevo sinceramente più che comprare le... si chiamano, oddio, quelle tonde al latte, galatine, si chiamavano galatine, vabbè, non sapevo che caramelle prendere, ok? Allora sono andato al supermarket, nel reparto caramelle ce n'erano di tantissimi tipi, ma erano tutte morbide, boh, al che ho visto queste palline, e di due tipi più o meno, più grandi e più e uno erano gli Skittle, che poi ho scoperto la caramella del secolo proprio, e l'altro era dell'Haribo, delle palline più grandi, comunque molto simili agli Skittle, per certi versi forse anche più buoni, però non avevo minimamente idea di cosa fosse tutto ciò. Io ho visto queste palline, ho detto saranno dure, no? Dal colore, dalla texture proprio, mi sono detto vabbè, proviamo queste, le prendo, rimangono lì per non so quanto tempo, che intanto appunto ho fatto altri video, bla bla bla, rimango lì, a una certa ho detto vai, le apro, perché ho detto sto video cazzo non lo faccio più, c'era un giorno che avevo bisogno di zuccheri, stavo per morire, perché io sono così mi parte, ho bisogno di zuccheri. E in poche parole, cosa è successo? Io mi sono aperto sto pacchettino, finito. Cioè, ho aperto gli Skittle per primi, ma di una bontà. Però non mi sono neanche tanto pentito, perché appunto non erano duri. Non erano molto duri, certo c'è un certo suono, è molto brain melt, io ci dico a questo, è molto... masticare, insomma, non era chewing gum per niente, però insomma, e quindi poteva comunque risultare interessante. Fatto sta che un pacchetto e l'altro sono finiti, sono spariti, non li ho più ricomprati, vabbè, ma il punto è che lì ho scoperto di non poter far niente di simile a ciò. Anche questo video qua sarà molto breve, però ci tenevo lo stesso a farlo, un po' per spiegare anche questo, cioè cosa è successo, no? Non ho ignorato la richiesta, ecco, e un po' perché avevo qua queste cosettine, volevo provarle. E stavo dicendo, sì, niente, alla fine, insomma, quel giorno lì che le ho mangiate, cioè ovvio, il giorno dopo sono stato male, ma male, che non lo so descrivere, e al che ho detto proprio no, ok, non le ricomprerò, perché non sono capace di mangiarne una. Io se lo apro devo finire il pacchetto per forza, e cioè il mio cervello fa così, e non c'è veramente niente che io possa fare, niente, al che niente. fine del video. Vedete che spostiamo qua, ok, niente, volevo dire allora, nel tempo, la mia
fai il video, che bello, fai il video. E allora, qua, siamo qua a farlo, vediamo in che condizioni è, perché è già da un bel po' che me l'ha regalato. Mi ha anche insultato parecchie volte perché sarà scaduto, sarà, non sarà più come deve essere, bla 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 bla. Siccome che questo io avevo già portato, ah no, eh no, 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 io sul canale avevo portato il video dei frizzi pazzi, mi ricordo ancora i frizzi pazzi. Questo qua vedo adesso che in realtà è una cosa diversa, è della Chupa Chups, Crazy Dips, Popping Candy più Lollipop. Dovrebbe essere frizzi pazzi, però c'è in annesso il Chupa Chupa appunto, a forma di piede. Allora magari lo vediamo dopo questo. Sembra neanche esserci un'apertura comoda. Questo è uno di quei. Ah, invece sì. È questa cosa qui. È questa cosa qui. L'ho vista. L'ha vista anche lei. Eccomi qua. Dopo non poche bestemmie. Lo ammetto. Sono estremamente limpido. Pensavo fossero. No, invece sono mescolate. Ma cosa cacchio sono? Se vi va, visto che il video risultava molto corto, ovviamente a mangiare queste due cosette sarebbe durato 2 minuti, ma siccome che mi piace parlare, riusciamo a farci anche 2 ore e 40 da questa cosa. Se volete, per chi vuole, parte un'altra storiella, un altro piccolo racconto procurato dal vostro carissimo lume. Allora, a me queste palline qua ricordano, cioè palline. Mi ricordano tanto, avevo un compagno alle elementari, un compagno di classe che faceva con la colla Prit, la colla quella normale, no? Continuava a staccarne dei pezzi e iniziava a fare una pallina. Non lo so. Cioè io vedo proprio queste al. Vabbè, non so neanche. In teoria sono quelle più scure, quindi sono alla fragola, ok? Quelle alla fragola, siccome che sono un po', diciamo,
diciamo bianche con delle inserzioni rosse. Questo mio socio e le palline di colla le ci metteva dentro ogni tanto la punta della penna blu rossa. Ecco, mi sembra una pallina di colla, anche perché non è proprio una pallina, ma è tutta deforme. Sembra una pallina di colla di quelle sporcata un po' di inchiostro di Bic rossa. L'unica cosa che, cioè, non saprei descrivere. Scusate il mio stomaco. Forse gli fanno gola, forse gli hanno fatto venire fame a vedere questa prelibatezza minuscola. Essere piccola, sprigiona un aroma potentissimo, effettivamente. Chiesto per video, hai mai pensato di portare un piatto vegetariano veg? Carissima Greta, sono qui per comunicarti che queste caramelle sono vegane. Sono un grande, però mi è venuta un'idea. Secondo me, perché non capisco la sigla Brain Blasters. Molto più Brain Blasters questa cosa di Frizzi Pazzi. Secondo me qui il segreto sta proprio nel farsi una bella manciata di caramelline, di palline di colla, sorry, una manciata di palline di colla colorate con inchiostro, tutte in un colpo. Vediamo cosa succede. Cosa che io posso capire qui in copertina è il teschio che ci ho messo, perché effettivamente tutti mixati questi gusti sanno di morte. Lasciamo perdere questa cagata. Avevo soltanto la polverina che andavo a masticare, mangiare, che poi si trasformava in chewing gum. Qui abbiamo la polverina che noi andremo a leccare e il chupa chupa. Una volta appunto appiccicoso lo possiamo inzuppare nella polverina questa e gustare. Pazzesco.
consiglio a tutti, se fate overdose di zuccheri, lasciate perdere, avete sempre fame dopo, cioè oddio, io ho sempre fame anche adesso per quello, però la noto che ho una fame molto meno nervosa, ho molte, ecco, forse quello è il maggior benefit, che proprio sono passato da novantenne a ventottenne di nuovo, sono di nuovo io. Agitano.